Se analizziamo la disciplina della maratona, uno dei principali fattori di stress è senza dubbio il muro del 30° chilometro. Le aspettative di molti maratonetti si infrangono infatti contro questo ostacolo, normalmente posizionato tra il 29° e il 34° chilometro. Tradizionalmente si è soliti connettere le difficoltà incontrate in questa fase con l'esaurimento delle scorte di glicogeno. Però il muro è un fenomeno complesso che racchiude in sé molte più dimensioni e non può essere unicamente analizzato attraverso l'esaurimento delle scorte di glicogeno. Quali sono le dimensioni implicate nel muro? La prima è la dimensione fisica. C'è un senso di stanchezza generale, le gambe diventano pesanti e c'è un affanno cardiorespiratorio. La seconda è una dimensione comportamentale. Il passo diventa più lento e diventa difficile procedere. La terza è una dimensione affettiva. C'è un forte senso di scoramento e di frustrazione. La quarta è una dimensione di natura cognitiva. Rimanere concentrati e presenti diventa difficile e i livelli di ansia e di preoccupazione vanno a salire. E l'ultima, la quinta, è la dimensione motivazionale. C'è un crollo della motivazione nel momento in cui un atleta incorre e incappa nel muro. Il desiderio di continuare a correre decresce notevolmente e il desiderio principale è smettere la gara e iniziare a camminare. Quindi, come vedete, il fenomeno del muro può essere letto attraverso queste 5 dimensioni. Dalle ricerche scientifiche emerge come il fenomeno del muro coinvolga più del 50% degli atleti. Ciò significa che tutti quanti, almeno una volta nella vita sportiva, abbiamo sperimentato che cosa significhi il muro. Però, come sapete, sono uno psicologo e uno degli aspetti più interessanti che riguarda il fenomeno del muro può essere letto attraverso la teoria della profezia che si autoavvera. Come ormai è riconosciuto, i pensieri influenzano il reale. Se noi crediamo che una cosa possa accadere, la probabilità che accada diventa molto più alta. In questo senso sembra infatti che il fenomeno del muro sia molto più presente tra gli atleti che credono che questo possa accadere all'interno delle loro competizioni. Quindi, se alla partenza di una competizione, di una maratona, pensi e credi che dovrai scontrarti con il fenomeno del muro, la probabilità che questo accada diventa più alta. Mentre se il timore di scontrarsi con il fenomeno del muro è più basso, la probabilità che questo accada è più bassa. Quello che vi sto dicendo è che le nostre cognizioni influenzano la probabilità di scontrarci con questo spiacevole accadimento. Chiaro, non basta la testa. Per portare a termine una maratona con soddisfazione, la cosa fondamentale è l'allenamento e l'alimentazione. La dimensione psicologica, secondo me, entra in gioco solamente in un secondo momento, però è importante. E se avete seguito un piano d'allenamento minuzioso, beh, in quel caso l'aspetto fondamentale diventa quello psicologico. Quello che vi sto quindi dicendo è che per portare a termine una maratona nel miglior modo possibile bisogna presentarsi sulla linea di partenza con la convinzione di poterla portare a termine nel miglior modo possibile. Dobbiamo quindi credere in noi stessi e credere di avere le potenzialità per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Chiaro, lo ridico per essere il più comprensibile possibile. L'obiettivo deve essere realistico. Se posso correre la maratona in 3 ore, io sulla linea di partenza devo essere convinto di poter correre la maratona in 3 ore, non in 2 ore e 50, in 3 ore. Quindi devo essere convinto e consapevole di poter fare quello che le gambe mi permettono di fare. Quindi da una parte serve realismo e dall'altra parte convinzione nelle nostre possibilità. Mettendo insieme queste 2 dimensioni, le probabilità di raggiungere ciò che desidero diventano molto più alte. Crediamo in noi stessi in modo realistico. Quindi anche oggi vi saluto e vi auguro buone corse e buoni allenamenti. Ciao e alla prossima!